Quello che abbiamo scoperto allo stato attuale è che la dipendenza dell'attenzione dalla normale è tramite questa relazione, che è la relazione del tetraedro di Cauchy. Va bene? Benissimo. Adesso facciamo un ulteriore passo, cioè come al solito consideriamo il nostro punto del corpo omega, va bene? Prendiamo un sistema di riferimento, di coordinate, bene. E questo sistema di coordinate lo prendiamo come al solito con gli assi definiti dai vettori K1, K2, K3, va bene? E consideriamo un parallelepipedo come intorno del punto. Adesso sto cercando di costruire questo parallelepipedo, di segnare più o meno questo parallelepipedo. Eccolo qui. Bene. Che avrà delle dimensioni che possiamo andare a definire come metto qui delta x1, anzi facciamo così, andiamo così, che così diventa spero più chiaro. Questa distanza qua è delta x1, bene, questa distanza qui è delta x2, ok? E l'altezza di questo parallelepipedo è delta x2, ok? Va bene? Questo parallelepipedo adesso ha 6 facce, naturalmente, un solido molto regolare, ovviamente, e ha 6 facce. Vediamo tutte le tensioni che agiscono sulle 6 facce. Bene. Quali sono le 6 facce? C'è la faccia che sta qua dietro, la vedete? Questa faccia qui, di normale meno K1, e poi una faccia davanti che è di normale K1. Poi abbiamo una faccia qui dietro, di normale meno K2, e poi la faccia davanti che è di normale K2, ed infine una faccia, questa di sotto, di normale meno K3, e la faccia sopra di normale K3, ok? Quindi abbiamo queste 6 facce che sono individuate da queste, diciamo, 6 normali. Abbiamo la faccia di normale meno K1, quella di meno K2, quella di meno K3, e poi la faccia di normale K1, K2, K3. Queste sono le normali alle facce. Bene. Qual è la tensione che agisce sulla faccia di normale meno K1? La T di meno K1. La T di meno K1 sarà la meno T1. L'avevamo già definita così per il teorema del tetraedro. Meno T1. La tensione che agisce sulla faccia di normale meno K2. Meno T2. Meno K3. Meno T3. Qual è la tensione che agisce sulla faccia K1, che si trova a una distanza delta X1 dalla faccia, diciamo quella K1, questa qui, meno K1, quella di dietro, si trova a questa distanza qui, sta più avanti. Allora, l'idea è che sia una tensione T con 1, però il valore della tensione T con 1 in corrispondenza di questa faccia può essere differente dal valore della T con 1 che sta nella faccia di dietro, ok?
E allora facciamo così, chiamiamola t con 1 più un delta t con 1, cioè una variazione di t con 1 lungo la direzione, in questo caso, di delta x1. Va bene? Quanto vale la tensione sulla faccia di normale adesso K2? Cioè la T con 2 più delta T con 2. Ok? Ed infine sulla faccia di normale K3 avremo la tensione T con 3 più delta T con 3. D'accordo? Qual è l'area? Quanto vale il, qual è il valore dell'area su questa faccia di normale meno K1? Sulla faccia di normale meno K1, questa è la K1, ci ricordiamo, su questa faccia qui, eccola qui, l'area sarà delta x2 per delta x3. Ok? Sulla faccia di normale meno K2, cioè su questa faccia che sta qua dietro, bene? L'area sarà delta X1 per delta X3. Ed ancora sulla faccia di normale meno K3, che è quella che sta qua sotto, ci sarà delta X2 per delta X1. Ovviamente l'area sulla faccia normale K1 è uguale a quella di normale meno K1 e K2 meno K2 e così via. Quindi le scriviamo in maniera diretta. Quindi qua ci avrò delta X2, delta X3, delta X1, delta X3, delta X1, delta X2. Bene. Se voglio trovare tutte le forze che sono in gioco, ovviamente devo fare le tensioni per le rispettive aree e così ci avrò tutte le forze in gioco, tutte esclusa ancora una che adesso non andremo ad aggiungere, che è la forza di volume dovuta alle forze di volume B, come al solito. Bene? E scriviamo allora l'equazione di equilibrio che ci viene fuori. Va bene? Allora, scrivendo l'equazione di equilibrio, guardate, alcuni passaggi li faccio un po' rapidamente, perché che devo fare? Devo fare questo per questo più questo per questo, più questo per questo, più tutto questo per questo, e così via, d'accordo? Naturalmente quando faccio questo, considero questo termine, c'è questo T1 delta X1, 2, X3, che si semplifica con il meno T1 delta X2, delta X3, per cui mi rimane solo il delta, ok? E così per tutti quanti gli altri termini. Allora li scrivo direttamente così. Quindi l'equazione di equilibrio è 0 è uguale a delta T1 che moltiplica la sua area, cioè delta X2 delta X3 più delta T2 che moltiplica la sua area, delta X1 delta X3 più delta T3 che moltiplica delta x1, delta x2. Bene. Ovviamente, come dicevo prima, tutto questo devo aggiungere ancora l'effetto delle forze di volume. E l'effetto di forze di volume sono semplicemente, lo scrivo da capo, più t, va bene? Che il vettore, come al solito, forza per unità di volume, per il volumetto, ovviamente, di questo cubo, di questo parallelepipedo, che è delta x1 per delta x2 per delta x3. Bene. Guardate che anche in questo caso io qua, volendo essere un po' preciso, dovevo, per fare l'equazione di equilibrio, dovevo fare l'integrale sulle singole aree, poi fare le medie,
come al solito, tirare fuori il teorema della media e scrivere queste sono gli incrementi medi, questa è la B media e così via, d'accordo? Ma in realtà io già so che poi andrò a fare il limite per il volumetto che tende a zero, quindi le sto scrivendo già in maniera un po' più semplicizzata, più semplice. Ok, una volta che abbiamo scritto questa equazione, noi quello che possiamo fare è semplicemente dividere il tutto per delta x1, per delta x2, per delta x3. Ok? Facendo questa operazione ci verrà 0 è uguale a delta t1 su delta x1 più delta t2 su delta x2 più delta t3 su delta x3 più t, no? E infatti guardate, se prendiamo tutti i termini di questa equazione, li dividiamo per delta x1, x2 e delta x3, ovviamente delta x2 e delta x3 nel primo termine si semplificano e rimane solo delta x1 al denominatore. E così per il secondo, quando facciamo delta x1, delta x3 diviso questo, ci rimane delta t2 su delta x2. E così via. Va bene? Come al solito, questo l'abbiamo pensato per un volumetto finito di dimensioni delta x1, adesso facciamo il limite per i delta che tendono a 0 e l'equazione si localizza nella seguente equazione. Scriviamo così, derivata di t1 rispetto ad x1 più derivata di t2 rispetto ad x2 più derivata di t3 più b. Questo era naturalmente quando facciamo il limite di questa equazione qua. D'accordo? Questa è un'equazione, ci sono le derivate, è un'equazione differenziale ovviamente. In realtà è un'equazione differenziale tipo vettoriale, quindi sono tre equazioni scalari differenziali. Ok? Se vogliamo entrare nel dettaglio delle componenti di questa equazione, ci dobbiamo ricordare quali sono le componenti di T1. Ci ricordiamo quali sono le componenti di T1? Le componenti di T1 le abbiamo chiamate sigma 1,1, sigma 2,1, sigma 3,1. Ok? Quindi la prima di queste equazioni, scriviamo la prima componente di questa equazione, avremo la derivata della prima componente di T1, quindi sarà sigma 1,1, rispetto ad x con 1. Sto scrivendo la prima di queste tre equazioni scalari. Okay? Adesso devo mettere il termine che viene da quest'altro, da quest'altra equazione, cioè dalla derivata di t2 rispetto a x1. Qual è la prima componente di t2? La sigma 1, 2. Quindi devo fare più la derivata di sigma 1, 2 rispetto a x2. Va bene? Ed infine devo mettere la derivata della prima componente di t3 rispetto a x3 più derivata di sigma 1, 3 rispetto ad x3 più la prima componente di b, cioè b1. Quindi questa è la prima equazione. Andiamo sulla seconda equazione. La seconda equazione, derivata di sigma 2,1 rispetto a x1, derivata di sigma 2,2 rispetto a x2, derivata di sigma 2,3 rispetto a x3 più b2 uguale 0. Sto facendo le derivate della seconda componente di t1 rispetto a x1, della seconda componente di t2 rispetto a x2, della seconda componente di t3 rispetto a x3.
Ed infine l'ultima equazione è derivata di sigma 3,1 derivato appunto rispetto a x con 1 più derivata di sigma 3,2 rispetto a x con 2 più derivata di sigma 3,3 rispetto a x con 3 più b3. Allora, queste tre equazioni le possiamo riscrivere in maniera un attimino più compatta, più semplice, no? Intanto ricordandoci che le derivazioni parziali le mettiamo come virgola e un numerino, vi ricordate? E poi ricordandoci che possiamo utilizzare la notazione che gli indici ripetuti si intendono sommati. E qua c'è la ripetizione, vedete? 1, 1, 2, 2, 3, 3. Quindi possiamo utilizzare questa idea degli indici ripetuti che sono sommati. Quindi la prima equazione si può scrivere semplicemente come sigma 1 j, virgola j, p più p con 1 uguale 0. E qua appunto gli indici ripetuti sono sommati, quindi qua c'è davanti c'è una sommatoria per j che va da 1 a 3, d'accordo? La seconda equazione la possiamo scrivere come sigma 2j virgola j più b con 2 che è uguale a 3, e la terza come sigma 3j virgola j più b con 3 è uguale a 0. Va bene? Se vogliamo possiamo fare così, cioè la generica equazione, la iesima equazione sarà sigma ij virgola j più b con i che è uguale a 0. Va bene? Ci siamo? E questa operazione che in realtà stiamo facendo, l'operazione di tipo differenziale su questa matrice sigma, non è altro che calcolare la divergenza del tensore sigma. Cioè questa espressione si può riscrivere in maniera in questo modo: divergenza di sigma più b è uguale a 0. Quindi chi governa l'equilibrio è l'operatore di divergenza. Va bene, allora quando abbiamo scritto l'equazione del tetraedro, abbiamo preso il tetraedro e abbiamo scritto l'equazione come al solito alla traslazione, ricordate? La sommatoria di tutte le forze è uguale a zero, va bene? L'equazione di equilibrio alla traslazione. Poi abbiamo preso il cubetto, va bene, e di nuovo, ancora una volta, abbiamo scritto la somma di tutte le forze è uguale a zero, cioè ancora un equilibrio alla traslazione. Sembra poco simmetrica l'informazione del fatto che l'equilibrio alla traslazione noi non diciamo nulla, e invece l'equilibrio alla traslazione ci può dare un'informazione, vediamo quale. Allora, quindi io faccio così, mi riprendo il cubetto così com'è, che ho utilizzato per fare l'equilibrio alla traslazione. Ho scritto già quali sono le normali ai piani, le tensioni che agiscono sulle singole facce di questo cubetto e le aree, va bene? Quello che devo cambiare naturalmente è che invece di fare l'equilibrio della traslazione dovrò fare l'equilibrio della traslazione. Allora, per prima cosa allora cancello questa espressione. E faccio così. Immagino di prendere il punto centrale di questo parallelepipedo. Bene, immaginate che ho preso il centro esatto di questo parallelepipedo. Bene. Poi
a partire da questo punto centrale individuo i vari piani attraverso tre vettori. Adesso non so quanto questo disegno poi può diventare chiaro o meno, ma insomma immaginiamo che siano questi tre vettori, li vedete? Questo è il punto centrale del parallelepipedo. Bene, la distanza di questo punto da questo piano, bene, la possiamo individuare da questo vettore qui. Ovviamente questo vettore è parallelo all'asse 2 in particolare, questo qui che sto facendo vedere, e se questo è il punto centrale di tutto il parallelepipedo ci darà il centro di questa faccia qui. Allora questi tre vettori li chiamiamo rispettivamente x con 1, x con 2 e x con 3, questi tre vettori, d'accordo? Allora x con 1 ci fornirà il centro di questa faccia qui, va bene? A partire dal centro del parallelepipedo. Ed è un vettore fatto come? È un vettore fatto così, adesso io ve lo scrivo, ed è un vettore che è fatto così, ha la prima componente che ha una lunghezza che è pari a delta x1 mezzi, delta x1 mezzi, perché sto andando dal centro del parallelepipedo alla faccia, ok? Quindi delta x1 mezzi. Le altre due componenti, cioè lungo 2 e lungo 3, sono entrambe 0, ok? Quindi questo è un vettore che è fatto così, delta x con 1 mezzi, che moltiplica, adesso io questo vettore lo riporto così, 1, 0, 0, ovviamente è un vettore colonna nella mia organizzazione, quindi ci metto un trasposto, d'accordo? Il secondo vettore che ho introdotto è questo qua, che è parallelo alla K2, cioè all'asse x con 2, ed è un vettore che avrà componenti delta x con 2 mezzi e le altre due saranno 0. Quindi questo vettore è un vettore fatto così, delta x con 2 mezzi, e poi sarà 0, 1, 0, perché ovviamente avrà componente solo lungo la direzione 2. Bene? E infine il vettore x3 è un vettore delta x3 mezzi che moltiplica 0, 0, 1. Come al solito ci metto il trasposto perché per me i vettori sono organizzati in maniera colonna. Va bene? Allora, sulla base della presenza di questi vettori, avendo introdotto questi vettori, adesso posso aggiungere, come dire, una colonna per le informazioni a questa tabella, e cioè questa tabella appunto mi diceva la normale, va bene? Mi diceva la tensione, mi diceva l'area, facendo questo prodotto ottengo anche la forza, ma se devo calcolare il momento, devo fare il braccio della forza, in qualche modo, no? Quindi devo sapere dove è applicata questa forza. E se voglio fare il momento rispetto al punto centrale di questo parallelepipedo, i vettori posizione delle forze non sono altro che dei vettori che saranno x1, x2, x con 3 per le forze che agiscono su queste tre facce qui, e meno per le forze che agiscono nelle facce opposte, ok? Quindi che cosa voglio dire? Che la forza meno t con 1, eccola qui, la forza meno t con 1, ci ricordiamo, agiva su questa faccia qui di dietro, va bene? La forza meno t con 1 ha un punto di applicazione che è esattamente meno x con 1. Quindi il punto di applicazione della forza meno t con 1 è meno x con 1. Il punto di applicazione della forza meno t con 2, qua scusate, io lo dico impropriamente, t con 2 è la tensione, meno t con 2 per delta x1 delta x3 mi dà la forza, quindi il punto di applicazione di questa forza, cioè meno t con 2 delta x1 delta x3, sarà meno x con 2, e infine per
la tensione meno T con 3, avremo un punto di applicazione meno X con 3. Per la tensione T1 più delta 1 più delta T1, scusate, per la tensione T1 più delta T1, il punto di applicazione, a partire come al solito dal centro del nostro elementino, sarà esattamente X1. Va bene, è x1, x2, x3. Bene. A questo punto, insomma, che dobbiamo fare? Dobbiamo fare il momento di tutte le forze. Quindi io prendo meno x con 1 e lo metto in prodotto vettoriale per questa forza, che è questo per quest'area. Più meno x con 2 in prodotto vettoriale per quest'altra forza. E così via. Va bene? Per, considerando tutte quante le forze che ci sono. Ok? Facciamolo un attimo, va bene? Allora, lo scrivo qui, ciò, meno x con 1 in prodotto vettoriale per meno t1 per delta x2 e delta x3. Vedete che questi meno, 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 alla fine ci danno un più, no? Quindi posso anche togliere questo meno x con 1. Ok? Ho fatto questo in prodotto vettoriale per questa forza. D'accordo? Poi faccio questo in prodotto vettoriale per questa forza, quindi più x2 vettore t2 delta x1 delta x3. Va bene? E poi metto più x3 prodotto vettore t3 delta x1 delta x2, sto considerando tutti i momenti proprio da tutte queste forze che agiscono su tutte le facce del mio parallelepipedo, queste facce del parallelepipedo. Va bene? Vado avanti, c'ho adesso l'applicazione di questa forza con questo vettore posizione, quindi faccio ancora più x con 1 che moltiplica questo vettore, il prodotto vettoriale ovviamente, quindi più x con 1, prodotto vettore t1 più delta t1 per delta x2 e delta x3. Delta x2 e delta x3. Ok? Poi ho più x2 che moltiplica t2 più delta t2 per delta x1 e delta x3. X3 prodotto vettore T3 più delta T3 delta X1 delta X2. Ovviamente la forza di volume, adesso voglio dire ragioniamo in maniera molto semplicistica, ma la forza di volume avrà un braccio nullo perché sarà applicata proprio nel centro di questo elemento. Bene, e quindi non entra in gioco in queste equazioni di equilibrio. D'accordo? E a che cosa è uguale questo? Naturalmente tutto quanto è uguale a zero, lo posso scrivere qui così posso continuare poi il passaggio di sotto. Tutto quanto deve essere uguale a zero, l'equilibrio della rotazione. E ovviamente che cosa scopriamo? Che in realtà qui abbiamo x con 1 vettore t1 per quest'area e la stessa cosa ce l'abbiamo qui. È esattamente la stessa cosa, però qui c'è un termine in più, c'è anche il delta t1. Va bene.
scriviamo, mettendo in evidenza il fatto che questo ci sta due volte, quindi mettiamo due volte in su, ok? È un passaggio abbastanza semplice, però facciamo 2 x1 vettore t1, bene, più x1 vettore delta t1, tutto quanto che moltiplica delta x2 delta x3. Più due volte x2 x2 vettore t2 più x2 vettore delta t2 per delta x1 delta x3 e infine più due volte x3 vettore t3 più ancora x3 vettore delta t3 tutto per delta x1 delta x2. Bene. Facciamo un altro passaggio, eh? Il passaggio che facciamo è questo adesso. Dividiamo tutti quanti i termini per delta x1, per delta x2, per delta x3. Ok? Dividiamo tutto per delta x1, delta x2 e delta x3. Va bene? Facciamo un doppio passaggio, eh? Non solo, ma sostituiamo al posto di x1, al posto di x2 e al posto di x3 queste espressioni qui. Queste. Ok? Allora, prima di fare questo passaggio, così lo facciamo poi rapidamente, capiamo quello che ci sta succedendo, eh? Allora, immaginate per prima cosa di fare così. Sostituite al posto di x1, questa espressione qua, va bene? Quindi al posto di x1 voi avete delta x1 mezzi. Intanto questo mezzi si toglie sicuramente da qui e ce lo ritroveremo solo qui, purtroppo ce lo troviamo qua, va bene? Però qui sparisce il 2. La seconda cosa è quando noi sostituiamo al posto di x1 questo delta x1, ci mettiamo questo delta x1 e qui ci avremo delta x1 vuol dire che qui avremo delta x1 per delta x2 e delta x3, ok? Dato che avevo detto io divido tutto per delta x1, delta x1, delta x2, delta x3, significa che diciamo tutto il volumetto sparisce dalla formula. Chiaro? Eh? Ok, facciamolo. Allora, primo termine abbiamo 1, 0, 0. Sto mettendo questo vettore qui, va bene? 1, 0, 0. Prodotto vettore T1 più un mezzo di 1, 0, 0 prodotto vettore delta T1. E basta, come primo termine è finito, non c'è più nulla, lo vedete? Eh? Passo al secondo, più vettore 0, 1, 0, prodotto vettore T2, più un mezzo di ancora 0, 1, 0, delta T2. E poi ancora
più (0, 1, 0, 0, 1) prodotto vettore T3 più un mezzo di 0, 0, 1 prodotto vettore delta T3. Va bene? Ci siamo? Eh? È chiaro? A questo punto, come al solito abbiamo fatto anche in tutti i casi precedenti, io faccio il limite per delta x1 che, delta x1 che tende a 0, delta x2 che tende a 0 e delta, cioè sto facendo tendere a 0 il, diciamo, il volume di questo mio intorno del punto, va bene? Quindi faccio di questa cosa, ne faccio il limite, scrivo così, scusatemi, delta b che tende a 0, dove per delta t intendo delta x1 per delta x2 per delta x3, e in realtà stanno tendendo tutte e tre a 0, non è che tende solo una a 0 e gli altri due, no, tendono in maniera uguale, dico, tutte e tre a 0, va bene? Quando questa quantità tende a 0, quando, diciamo, facciamo tendere a 0 il delta b, che cosa succede in questa nostra espressione? Ovviamente questo termine, come vedete, non dipende da delta b, quindi rimane assolutamente indenne. Al contrario, questo dipende da delta b, perché delta t1 dipende dal valore delta b, e se delta b tende a 0, la differenza tra la tensione di una faccia e la tensione della faccia a fianco è 0, quindi vuol dire che delta t1 sta tendendo a 0. Allora, questo limite in realtà ci serve per sostanzialmente eliminare 1, 2 e 3 elementi da questa espressione. Quindi nel fare il limite, quello che ci verrà fuori è semplicemente uguale a 1, 0, 0 vettore T1 più 0, 1, 0 vettore T2 più 0, 0, 1 vettore T3. Va bene? E ovviamente tutto questo deve essere uguale a 0 per l'equilibrio. Va bene? Ok? Allora, ci tocca calcolare questi prodotti vettoriali. Facciamolo in maniera molto semplice, cioè con facendo, per esempio, voglio calcolare x1 vettore t3, facciamo x1, prendiamo direttamente 1, 0, 0, 1, 0, 0, vettore t1, d'accordo? Facciamo con il determinante formale, no, della matrice, simbolica, k1, k2, k3, sono i tre versori del mio sistema di riferimento. Poi abbiamo il vettore 1, 0, 0 e poi abbiamo le componenti di T1. Ricordiamoci quali erano le componenti di T1: sigma 1, 1, sigma 2, 1, sigma 3, 1. Va bene? Allora, faccio questo, svolgo questo determinante, allora faccio questo che moltiplica questo per questo, questo per questo, 0. Poi faccio questo che moltiplica questo per questo, meno questo per questo, quindi questo termine c'è, però mi devo ricordare che è meno k2, quindi viene meno k2 che moltiplica sigma 3,1. Ci siete? E poi ancora ho K3 e poi devo fare questo per questo più questo per questo, questo termine mi rimane, quindi più K3 sigma 1, 2, 1. Va bene? Scusatemi, solo per organizzare meglio la lavagna, questo risultato lo metto qua sotto, va
bene, quindi lo sposta. Allora, abbiamo fatto questo, questo per questo, quindi K1 non c'è, va bene? Poi mettiamo K2 e viene questo per questo, quindi viene meno K2 sigma 2,1, ok? No, 3,1. Sigma 3,1. Giustamente, sigma 3,1. Ok, sigma 3,1, ok? E poi abbiamo K3 e ci sarà questo qua, quindi più K3 sigma 2,1. Va bene? Ok, poi ci troviamo. A questo punto possiamo fare la somma di questi vettori che abbiamo ottenuti da questi prodotti vettoriali, e la somma di tutti questi vettori deve essere 0. Quindi prendiamo il primo termine, questo è meno K2, che moltiplica, anzi facciamo così, guardate, organizziamolo in questo modo, così ci diventa più semplice. Tutto questo dovrà essere uguale a K1 che moltiplica qualcosa, più K2 che moltiplica qualcosa, più K3 che moltiplica qualcosa. Ecco, così diventa tutto più, più semplice. D'accordo? Allora, dal primo termine che cosa abbiamo? Abbiamo solo K2 e K3. Quindi c'è meno sigma 3,1 che va qua. Va bene? Per K2. E poi c'è sigma 2,1 che moltiplica K3. Va bene? Dal secondo termine noi che cosa abbiamo? K1 moltiplica sigma 3,2. E meno K3 moltiplica meno sigma 1,2. Infine, dall'ultimo termine, noi abbiamo che K1 moltiplica meno sigma 2,3. E K2 moltiplica sigma 1,3. Bene. Bene, e la somma di questi tre vettori deve essere un vettore nullo. Bene, questo che cosa implica? Implica che sigma 3,2 è uguale a sigma 2,3. Vedete? Per essere 0 vuol dire che queste due quantità devono essere uguali fra di loro. Che sigma 3,1 è uguale a sigma 1,3, ed infine che sigma 1,2 è uguale a sigma 2,1. Questo vi fa capire che la matrice che abbiamo introdotto sigma è simmetrica. È una matrice simmetrica. In definitiva, allora, quali sono i risultati che abbiamo ottenuto oggi? Sono i seguenti. Bene. Abbiamo definito la tensione e abbiamo detto che in generale la tensione dipende dal punto e dalla normale. Va bene? Il primo risultato che abbiamo ottenuto è stato quello di reciprocità, che ci diceva che la tensione associata ad una certa normale n era uguale a meno la tensione associata alla sua meno n. Teorema di reciprocità. Poi abbiamo
capito qual è la dipendenza della tensione in funzione di n, ed è questa qua, no? La regola del tetraedro. Bene. La tensione di n è uguale a sigma applicato su n. Bene. Poi abbiamo preso un parallelepipedo, abbiamo messo tutte le tensioni che agiscono sulle facce del parallelepipedo, abbiamo scritto prima l'equazione di equilibrio della traslazione. Bene. E abbiamo ottenuto che la divergenza di sigma più b è uguale a 0. Bene. Ed inoltre abbiamo poi, sempre su questo parallelepipedo, anche verificato l'equilibrio alla rotazione, e questa equazione di equilibrio alla rotazione ci ha portato a dire che sigma è per forza un tensore simmetrico. Bene. Quindi queste sono le equazioni che abbiamo trovato oggi, e sono le equazioni che ci serviranno spesso durante il corso. In particolare, diciamo, quelle che noi a cui faremo sempre riferimento sono Cauchy, tetraedro Cauchy, scriviamola, tetraedro, questa è la regola di tetraedro. Queste sono equazioni indefinite di equilibrio. E le due equazioni definite di equilibrio, uno ci porta alla divergenza di sigma più b uguale a 0 e l'altra ci porta alla simmetria del tensore sigma. Va bene. Queste equazioni possiamo ritogliere. Voglio dire un'ultima cosa su questo argomento, cioè come al solito immaginiamo di avere a disposizione il nostro corpo omega, agiscono delle forze di volume B e qui delle forze di superficie P, va bene? Se andiamo in un generico punto del nostro corpo omega, scriveremo appunto le giuste equazioni di equilibrio, divergenza di sigma più b è uguale a 0 con sigma uguale a sigma trasposto, questo in omega, in tutti i punti di omega, va bene? In tutti i punti di omega. E poi potremo scrivere delle condizioni sul contorno di omega, sulla frontiera, e cioè se ci mettiamo su un punto della frontiera, qui per esempio, questo punto della frontiera avrà una sua normale n, va bene? Su questo punto noi possiamo applicare la regola del tetraedro e calcolare il valore della tensione, no? Ma questa tensione che emerge deve essere equilibrata dalla P, cioè deve essere uguale alla P applicata. Chiaro? E quindi così possiamo completare, come dire, il problema dell'equilibrio. Nei punti interni noi abbiamo che la divergenza sigma più b uguale a 0 con sigma simmetrico, nei punti di frontiera la sigma deve soddisfare questa relazione qui, va bene? Cioè sigma n, cioè la tensione che proviene dal campo sigma, deve essere uguale alla pressione applicata a P per l'equilibrio. Bene. Ovviamente, guardate, questa equazione
è un'equazione, l'abbiamo anche scritta esplicitamente, non so se vi ricordate, ma questa equazione della divergenza è quella che è scritto sigma 1,1 derivato rispetto a x1 più sigma 1,2 derivato rispetto a x2, sono le tre equazioni, sono tre equazioni in cui le incognite sono le funzioni sigma 1,1, sigma 1,2, sigma 1,3 e così via. Sigma contiene 9 elementi, ma solo 6 sono indipendenti perché è simmetrica. Queste sono equazioni differenziali del campo e ne possiamo scrivere solo 3 alla fine, con 6 funzioni incognite, no? E queste sono condizioni al contorno. Quindi queste equazioni da solo non ci riescono, sono risolvibili naturalmente, ma non ci riescono a risolvere in maniera univoca il problema, non ammettono un'unica soluzione, ci stanno più campi sigma che soddisfano queste equazioni, è chiaro? Questo sistema è come se fosse, diciamo così, con modo di dire che abbiamo imparato dalla teoria delle strutture, iperstatici internamente, ci stanno più campi incogniti di quante equazioni di equilibrio abbiamo dovuto scrivere. Okay. Perché abbiamo 6 funzioni incognite, ricordiamo, 6 funzioni incognite e 3 equazioni, quindi non riusciamo poi a chiuderle in maniera univoca. D'accordo? Va bene, per oggi mi fermerei qui.